Parliamo ancora di giovani e risorse, questa volta del terzo settore. 100 ragazzi di 23 paesi del mondo si confrontano a Napoli su competenze e prospettive degli operatori al fianco dell'infanzia disagiata. Edoardo Santelia. Una nuova figura professionale che ne riassume e ne contiene altre già presenti. Parliamo dello youth worker, ovvero di coloro che si propongono di intervenire nella vita dei giovani attraverso metodologie e strumenti di educazione non formale. A Napoli ora l'Agenzia Giovani ne ha chiamati a raccolta 100 da tutta Europa. L'incontro negli spazi della stazione marittima, con l'intervento tra gli altri del direttore dell'agenzia Domenico De Maio e dell'assessore alle politiche giovanili del comune di Napoli Alessandra Clemente. L'agenzia è un ente governativo che offre ai ragazzi dai 13 ai 30 anni opportunità ed occasioni in tema di mobilità, formazione, volontariato, scambio. Il tutto per favorire l'inclusione in un mercato del lavoro in continua evoluzione dei giovani e quelli appartenenti alle aree e alle fasce sociali più problematiche e quelli riuniti in associazioni ed enti. L'Europa pensa di raddoppiare il budget che è previsto per il programma Erasmus Plus, è un budget che quindi permetterà a tutti gli stati membri di finanziare opportunità di mobilità per i giovani. Quando mi chiedono del mio lavoro cito sempre la frase di una pittrice, Frida Kahlo, che dice: dove non puoi amare non soffermarti, senza passione non si ottiene nulla. Gli youth worker, soprattutto in una terra come Napoli, esistono da anni e anni, sono tutti coloro che offrono un'alternativa alla strada, un futuro migliore ai nostri ragazzi.